che quello che manca... A Napoli la sfida per le prossime amministrative tra il Partito Democratico e Luigi De Magistris è già cominciata a colpi di botta e risposta sui social network, ma non solo. Il primo cittadino, attraverso Facebook, aveva scritto che il premier Renzi vorrebbe strangolare la città con il suo autoritarismo e le oligarchie antidemocratiche che rappresenta, ma Napoli, ha proseguito il sindaco, sempre riferendosi al Presidente del Consiglio, sarà la tua Grecia. Pronta la replica del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che considera il paragone con le vicende elleniche un po' azzardato. Ascoltiamolo. Quest'idea di utilizzare la Grecia come punto di riferimento non sia stata cosa buona per nessuno. Abbiamo visto che molti dei tifosi di Tsipras si sono risentiti perché Tsipras ha fatto delle scelte di governo e quindi da questo punto di vista credo che in genere inseguire le dinamiche di altri paesi cercando di importarle non sia una pratica positiva e né fortunata. Al teatro San Nazaro, dove si è svolto il convegno dei Democrat, ha partecipato anche il presidente del PD Matteo Orfini, che si è invece soffermato sulla questione morale del partito a proposito dei recenti casi che hanno coinvolto Lorenzo Diana e Nicola Caputo. Noi aspettiamo le valutazioni della magistratura con rispetto, evidentemente poi faremo le nostre. Per noi il tema della legalità è un tema evidentemente prioritario. A questo teniamo e non transigeremo mai sul tema, però siamo anche un partito garantista che quindi ha il dovere di aspettare il lavoro della magistratura, di rispettarlo e poi di trarre le proprie valutazioni.